Ciao a tutti amici e amiche di Endio Channel, benvenuti al quarto episodio dedicato a Zelda Breath of the Wild. Entriamo nel sacrario di Myamagana oggi, ragazzi. I temi di oggi sono le quest secondarie e i minigiochi che troveremo all'interno, delle quest, perché dopo esserci soffermati molto sulle meccaniche, sulla fisica, sull'esplorazione e sulla mappa, se non avete visto gli episodi precedenti, vi suggerisco caldamente di andarli a vedere. Oggi ho intenzione di giocare un po' di più e questo è anche un video un po' più lungo del solito. In questo primo, sacrario abbiamo una sfida, che ci permetterà poi di arrivare ad ottenere una cosa abbastanza interessante, di cui vi parlerò più avanti, ma prima dobbiamo cercare di risolvere un indovinello, un minigioco appunto. In questo caso, si sfrutta la fisica, si sfrutta il controller del Nintendo Switch e adesso vi mostro che cosa bisogna fare. Intanto attiviamo con la nostra tavoletta questa specie di labirinto con una palla metallica e fin da subito si capisce che muovendo il controller del Nintendo Switch io posso, come potete vedere, inclinare il piano e quindi, stando molto attento a non far cadere la sfera metallica di sotto, dovrei cercare di fare tutto il labirinto e poi lanciare con un colpo secco a sinistra questa palla metallica in modo che attivi un meccanismo. Però potete vedere che non è così semplice. Il meccanismo cosa serve? Serve semplicemente ad aprire la porta che poi ci darà modo di completare questo sacrario. Quindi questo sacrario è il primo in cui io effettivamente devo concentrarmi non sul controllo di Link, ma sul controllo di questa sfera. Avete visto che dopo un po' di tentativi sono riuscito a portare la sfera in posizione corretta. Adesso l'unica cosa che devo fare è cercare di dare un piccolo colpo. Ecco così. Non così, è veramente difficile. Però guardate che sto diventando più bravo perché adesso sono riuscito a far cadere la sfera metallica direttamente al centro del labirinto, con un po' di pensiero laterale, diciamo così, usando un pochino l'intelligenza dopo aver fatto qualche tentativo. È un po' più semplice, si evita di fare il labirinto, ma la parte che io ho trovato più difficile era quella di coordinare il salto finale, perché se si lascia che la sfera scorra normalmente, questa cade. Quindi occorre dare un po' di spinta in modo che la sfera faccia questo piccolo salto necessario ad arrivare dall'altra parte. Ovviamente l'episodio non è tutto dedicato alla sfera, assolutamente. Infatti adesso arriveremo molto presto al momento in cui io lancio la sfera dall'altro lato e poi voglio andare a controllare e fortunatamente Link si accorge che la sfera è caduta in questa conca che è diventata azzurra da rossa qual era e che ha aperto la porta del sacrario e adesso possiamo andare a vedere effettivamente di che cosa si tratta, che cos'è la ricompensa. Come sempre ci troviamo di fronte a un piedistallo in cui una figura emblematica e un po' misteriosa ci accoglie e ci accoglie dandoci un dono, una cosa molto importante. Ha dimostrato di avere la stoffa dell'eroe, ci dice, e grazie al nostro coraggio ci dà un emblema del trionfo. Gli emblemi del trionfo sono appunto doni della divinità Ilia, e quando si riesce ad ottenere un numero sufficiente di emblemi del trionfo, in questo caso 4, è possibile andare a pregare nel tempio della dea Ilia e ottenere in cambio vigore oppure cuori permanenti. Quindi io ho già 4 cuori, significa che la prima volta che ho ottenuto i miei primi 4 punti trionfo, sono andato nel tempio e ho chiesto di aumentare la salute di Link. Quindi Link nel tempo sale e diventa sempre più forte, però io al momento ho soltanto 3 emblemi e quindi mi sono messo ad esplorare un po' il nostro villaggio e ho trovato una ragazza che aveva un punto esclamativo in testa e sono andato a parlare con lei e lei ci dice: "Vi riesce a vedere quei 3 cedri sulle cime innevate?" Effettivamente si vedono, riesco a vederne uno chiaramente e ci dà una missione secondaria. Adesso li vediamo tutti e 3. Ho trovato una letterina tra le pieghe di questo libro. Volgi le spalle ai 3 cedri che diventino uno solo, cammina verso il mare, sopra il cimento, nella roccia racchiuso. È un indovinello. Se vi aspettavate una quest in cui c'era una freccia che vi diceva dove mettere i piedi e un pallino luminoso che vi diceva dove andare e una descrizione che vi diceva che cosa fare ad ogni passo, avete sbagliato, perché le quest secondarie sono molto interessanti su Zelda Breath of the Wild, perché molto spesso ci fanno riflettere un pochino, rispetto ai tipici GDR in cui l'azione è diretta.
In questo caso sappiamo che ci sono tre cedri su una montagna, quindi la nostra prima missione è raggiungere i tre cedri. Infatti adesso ho dato un'occhiata alla mappa per capire se vado in direzione corretta, dopodiché dovremmo metterci in una posizione in cui, guardando i cedri, questi siano allineati tra loro, e questo significa che bisogna essere dietro a tutti i cedri, da un lato o dall'altro, ma l'indovinello parla di mare e il mare è a est. Questo significa che dobbiamo guardare i tre cedri allineati dando le spalle al mare, dopodiché voltarci e iniziare a camminare finché non si trova un cimelio roccioso, qualcosa che ha a che fare con la roccia, ok? Questo è molto interessante e questo è probabilmente una quest secondaria un po' più sviluppata dei minigiochi, come abbiamo visto all'inizio, e ci servirà un po' di tempo per portarla a termine. Quindi ho tagliato intanto che salivo sulle montagne. In questo momento vedete che ho dato a Link una maglia che riduce il danno da gelo e gli ho fatto mangiare anche un po' di frutta con l'ingrediente che protegge dal gelo, perché in questa particolare montagna il freddo è molto molto pesante, quindi servono almeno due protezioni. E intanto sto cercando di salire e di salire sulla montagna arrampicandomi e correndo il più velocemente possibile. Intanto riesco già a vedere uno dei tre cedri. E sono molto curioso di capire in questo momento quale sia la sfida. Perché fin tanto che la nostra ragazza ci ha dato la quest, non è stato molto chiaro che cosa avremmo dovuto affrontare. Quindi continuiamo a salire. Come sempre, l'esplorazione è un cardine, bisogna tenere gli occhi aperti. E direi che questo è il primo cedro, vedo il secondo in lontananza, quindi adesso riesco a dire, ok, li abbiamo messi allineati, il mare dietro di noi. Il clima non è dei migliori, ammettiamolo, però la missione va portata a termine. Quindi in fondo vedo degli speroni di roccia, che forse rappresentano il pericolo roccioso di cui parlava la ragazza che ci ha assegnato l'indovinello. Voglio proprio vedere, avviciniamoci, però facciamo attenzione perché nei momenti in cui sembra tutto andare bene, guardate questa creatura. Questa creatura di puro gelo sembra molto pericolosa e ci lancia dei pezzi di ghiaccio. Quindi attenzione con l'arco, perché non voglio affrontarla nel corpo a corpo. E riesco ad abbatterla, a farla cadere, però vedete che la sua forza, la sua salute è molto alta e l'arco del viandante si sta addirittura per rompere, quindi pensare di distruggerla completamente con questo arco sembra abbastanza ingenua come idea. Proviamo a prendere magari una pozione sprint per diventare un po' più veloci nell'affrontare la creatura e ho un'idea. Intanto prendiamo un nuovo arco e poi proviamo ad utilizzare una freccia di fuoco. È una creatura del gelo, ok? Abbiamo armi che utilizzano diversi tipi di elemento e guardate un po', con una sola freccia del fuoco la creatura del gelo muore. È un Gisalfos glaciale, o Lizalfos, scusate, l'ho letto male, un Lizalfos glaciale. Questo vi può anche essere di aiuto nel capire che talvolta, quando una creatura sembra proprio invincibile, significa che stiamo utilizzando una strategia sbagliata. Intanto siamo riusciti ad ottenere un boomerang, guardate. Quando si lancia il boomerang, questo torna e premendo la A si può recuperare. Se non si preme in tempo, il boomerang cade vicino a noi. Quindi questa è una terza tipologia di arma da lancio che non abbiamo affrontato quando abbiamo parlato degli archi e del lancio delle armi nel secondo episodio. Però mi ha fatto piacere poterla integrare in questo video perché il boomerang, in questo caso di Zafos glaciale, può essere utilizzato anche come arma corpo a corpo, ma il lancio è sempre abbastanza buono. Abbiamo superato questo primo scontro e purtroppo non vedo nessuna roccia strana, nessuna sfida glaciale. Adesso voglio proprio vedere se arrampicandomi su questi speroni di roccia riesco perlomeno a trovare qualcosa di utile. Intanto guardate che la mia salute è molto bassa, così come il gelo che stiamo subendo, quindi è assolutamente il caso di trovare qualcosa che ci aiuti. Insalata di frutta con protezione dal gelo, che adesso abbiamo 3 minuti in più e soprattutto 3 cuori pieni. Arrampichiamoci su questi giganteschi monoliti di roccia ghiacciata. Intanto vedo in fondo c'è qualcosa di molto interessante. Ci sono delle strutture che hanno un colore particolare, queste hanno attirato la mia attenzione.
Vedete che sulla minimappa in basso a destra c'è una croce rossa. In realtà quella è la mia prima morte quando mi sono scontrato contro la lucertola. Ovviamente ho tagliato le parti noiose di combattimento. Qui ho fatto veramente un rischio pazzesco, intanto che mi arrampicavo perché Link è scivolato, perché ha perso completamente la salute e ho rischiato di morire per l'ennesima volta. Però ho deciso di tenere questa parte perché in questo evento sfortunato ho trovato intanto un altro Lizaphus che adesso vi mostro con una freccia ben assestata di fuoco si sistema. Quindi è incredibile pensare quanto avevo paura di affrontare questo nemico quando non sapevo bene come fare, ma poi basta scoprire il punto debole per non preoccuparsi più di nulla. Intanto lanciamo questo bastone che è inutile, recuperiamo il secondo boomerang, che è una doppia lama rotante. E andiamo verso il mare a questo punto, perché questo ci era stato suggerito, no? Dal nostro indovinello. Intanto pensate che io ho fatto tanti tagli, ma la missione sta procedendo da molto tempo, quindi insomma, voglio proprio capire se riesco ad ottenere qualcosa di più di un semplice boomerang, no? E quindi continuo a camminare verso il mare, lasciando i tre cedri allineati dietro di me. Adesso utilizziamo magari anche la paravela perché questo ci può aiutare nell'essere un po' più rapidi. E intanto che io esploro e osservo dall'alto la paravela, qualcosa cattura la mia attenzione. Adesso vi mostro che cosa. Vedo sotto che c'è una specie di spiazzo. Adesso lo possiamo vedere molto meglio, in cui io potrei atterrare e c'è qualcosa. Ok? Vedete che ci sono degli oggetti, forse degli scheletri, forse dei nemici. Avviciniamoci per capire di che cosa si tratta. Invece non sono scheletri, ma altro non era che un'altra lucertola del gelo accovacciata. Però io, come sempre, ho le mie frecce di fuoco, quindi sono riuscito a farla fuori. E con mio grande stupore, e qui mi sono veramente stupito e meravigliato di questo gioco, voltandomi, ho visto una cosa. Ho visto una porta coperta di rocce e vi giuro che non ho guardato nessuna soluzione. Ci sono capitato quasi per caso, semplicemente seguendo le indicazioni della quest. E quindi che cosa faccio? Utilizzo un'abilità speciale che ho imparato, che è quella di lanciare delle bombe che distruggono i muri. E guardate che cosa ho trovato: il sacrario di Tano A, che è un sacrario nascosto. E effettivamente la ricompensa di questa quest secondaria altro non era che un sacrario in cui potevo ottenere un altro punto di trionfo. E mi ha fatto molto piacere, perché non soltanto il punto di trionfo, che è sicuramente utile, ma anche una piccola cassa. Intanto ho vestito Link perché temevo di trovare qualche altro nemico, ma poi mi sono accorto che in realtà questo era già il salone della ricompensa, diciamo, la ricompensa di aver trovato questo posto. E ho trovato delle scarpette da scalata che aumentano la velocità con cui si scala. E quando ho visto questa cosa, ragazzi, io ho gridato dalla felicità perché l'idea di scalare più velocemente, sapete, quando scalavo tutte le volte, problemi di vigore, eccetera, ero veramente triste. E questo oggetto unico mi è piaciuto molto, quindi lo utilizzerò molto spesso. Ma adesso parliamo al personaggio enigmatico, che ci dice: nessuno può mettere in dubbio la tua qualità di eroe, e ti conferisco un altro emblema del trionfo. E in questo caso ne ho quattro. Quindi adesso accettiamo l'emblema del trionfo, che viene conferito direttamente diciamo così, dal rappresentante dell'avatar della dea Hylia, e possiamo adesso capitalizzarlo, perché ne abbiamo 4, lo vedete in alto a destra, e questo significa che possiamo tornare in un tempio, in una zona che conosciamo già perché l'abbiamo vista nel primo episodio. Questa è una zona del tempio da dove si parte e ho voluto tenere questa esplorazione perché di notte, guardate che meraviglia, questa pioggia che è scrosciante. E questo drago che mi ricorda Shenron di Dragon Ball, questo drago cinese che vola nell'aria. Non ho osato avvicinarmi perché avevo paura, ma bellissimo. L'ambientazione, la vastità delle sceneggiature, della scena, scusate, la vastità della geografia e anche della flora e della fauna. Parliamo con la statua della dea. La dea vede che abbiamo quattro emblemi.
e in questo caso gli chiedo un porta vigore. Questo aumenterà la forza e il vigore di Link. E io con questo credo di avervi mostrato abbastanza bene la sezione delle quest secondarie e dei minigiochi. Spero che vi sia piaciuto. Come sempre sono aperto ai vostri consigli e suggerimenti se volete vedere altri episodi dedicati a Zelda Breath of the Wild giocato su Nintendo Switch. Fatemelo sapere qui sotto con un commento. Se non avete visto gli altri video, vi consiglio di farlo nella playlist. E detto questo, come sempre, spero che questo video vi abbia tenuto compagnia e spero di vedervi ancora nei prossimi episodi. Intanto, in questi ultimi secondi, ci godiamo un Link che ha un ritrovato vigore e corre sotto la pioggia, bello contento. Intanto si guarda la mappa con orgoglio tutte le zone che ha trovato nel tempo e si teletrasporta. A presto!